Allora, parliamo piano perché se no disturbiamo le prove. Senti Franco, tu all'interno di questo meccanismo non c'eri veramente mai stato totalmente. Giusto. E anche questa volta ti sei ritagliato un cameo, come dico io. Giustamente. Però un po' di aria, di atmosfera di questo carovanone l'hai annusata. Sì. Però ho avuto due condizioni molto favorevoli. Cioè, uno è che siamo in un albergo fuori, completamente fuori, quindi non ho incontrato nessuno. E come sai, quando vengo qui di colpo arrivo, faccio la mia parte ed esco. Ma mi sembra sinceramente che quest'anno, forse grazie a Morandi, non c'è quell'astio competitivo che di solito mi sembra tutto good vibrations. Sì, good vibrations, yeah. Senti, ma per esempio la serata di ieri sera l'hai seguita, hai visto anche Benigni quell'ora? Sì, l'ho visto dall'hotel. Sì. E cosa ne pensi? Sinceramente per come mi piace questo comico, che quando ha delle serate felici è irresistibile, ieri metà e metà, ti devo dire. Perché si è un po' imbrigliato, auto-imbrigliato. Aveva un compito che gli era stato dato. Quindi è una critica, per modo di dire, dico. E la cosa del due, anzi è un trio questa sera, ci siete... Carmen Consoli, Luca Madonia ed io. Sì. E l'avete provato? No, dobbiamo ancora provare. Ma non l'avete provato sulle pendici dell'Etna? No, è qui che proviamo. Ah, la prima, allora non da Milo, io pensavo ci fosse stata. E quando è che scappi da qua, Franco? Appena finisco la prova. No, tu dici definitivamente. Domenica mattina. Domenica mattina. Sì. E ti aspetta che cosa? Mi aspetta un impegno a Milano di 3-4 giorni, poi rientro a casa mia. Dove continuerai a lavorare al film? Il film l'ho già finito. Ah, l'hai finito? Sì. E abbiamo un contatto, mi sembra abbastanza interessante, con una casa... American. Inglese. Inglese, va bene. Grazie tante. Grazie. Posso farti un bacio da telecamera? Ciao, grazie tante.